Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento già sentito, trito e ritrito in parte, ma che sicuramente può essere sempre motivo di spunti, ecco, interessanti. Oggi voglio partire da questo argomento grazie al tweet di Iva Zanzaroni, che come sapete Zanzaroni non è juventino, ma non è quello il problema di per sé, ma che ultimamente insieme a tanti altri sono diventati spesso filo napoletani, non perché in quanto napoletani, mi pare che Zazzaroni non lo sia, come non è mai stato Pistocchi in realtà, come non lo sono in tanti, ma che ultimamente è una moda che prende, a cui prendono parte molti personaggi all'interno del mondo televisivo e non solo, che non sono juventini e pertanto si schierano dall'altra parte. Io non ho mai capito questo discorso di schierarsi da una parte, cioè nel senso che se uno è milanista non vedo perché, o milanista o genuano, quello che è, deve schierarsi per forza con una delle due contenenti al titolo quando può tranquillamente stare dalla propria parte e non, insomma, simpatizzare per nessuna delle due. Questo è un discorso che ovviamente non riguarda questi ultimi momenti, perché dell'ultimo anno e mezzo, quando il Napoli con Sarri sta facendo effettivamente molto bene, quest'anno ancora di più, c'è questa ripartizione tra juventini e anti-juventini o filo napoletani. Talvolta il filo napoletano è più un anti-juventino, cioè trovare qualsiasi cosa contro Juventus e anche quindi schierarsi da una parte che in quel momento è conveniente per questo discorso qua. È un tweet che in realtà riporta delle cose già viste di viste. Zazzaroni è sempre stato uno tra i più, diciamo, tra i più tranquilli per quanto riguarda gli anti-juventini, così dire, a differenza di Pistocchi e Ziliani, però ovviamente anche lui sta schierando pienamente verso una certa parte. E il tweet è molto pistocchiano in tal senso, anzi sembra che l'abbia scritto Pistocchi, in realtà invece Zazzaroni, che per quanto qualche volta l'abbia anche difeso, nel senso che appunto come ho detto prima, è uno dei più moderati tra gli anti-juventini, però questa qua è una delle cose che io sento spesso e che non ha, secondo me, senso di esistere come ragionamento. Io ve lo leggo e poi ve lo commento. Conta solo vincere, fa riferimento quindi al vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta, chiaramente il riferimento lo avete capito, è un concetto diseducativo pericoloso anche nello sport. Conta pure competere dando spettacolo. Dei mondiali 74 ricordiamo l'Olanda dal gioco stupendo più che la Germania campione. Però alla fine la Germania campione è stata campionessa e quindi credo che io valga quello, adesso non so, poi ognuno ha le sue priorità. Vincere è importante, ma se arrivi secondo divertendo fai il bene del calcio. Allora, qua è un discorso che in realtà non ha né capo né coda, non ha molto senso. Allora, parliamo con ordine delle cose, conta solo vincere. È visto come qualcosa di diseducativo e quindi anche che fa male allo sport, pericoloso per lo sport. Vorrei innanzitutto dividere due cose, lo sport come sport amatoriale, quello che facciamo noi con gli amici, dove conta solo vincere, evidentemente non conta, perché chiaramente paghiamo una quota per giocare al campetto, perché alla fine non vinciamo niente, cioè non c'è nessun traguardo obiettivo, l'unico obiettivo è quello di divertirsi. Allora sì che lì conta solo vincere, non conta niente, perché non ha senso spaccarsi una gamba per cosa? Una birra a fine partita? Non ha senso. Chiaramente questo è un discorso, è lo sport amatoriale, lo sport anche dei bambini, i bambini non devono essere in nessun modo incentivati a vincere per forza, ma devono essere visto come divertimento. C'è un momento in cui c'è una scissione tra questo, che è quello del mondo calcio amatoriale giovanile, oltre al quale si passa invece a un discorso o dilettantistico o professionale. E in entrambi i casi, conta solo vincere, è giusto così. E non è per niente diseducativo. Io credo che all'interno del calcio sia diseducativo, ad esempio, che c'è un presidente di un club che rimanda il discorso calcistico, rimanda discorsi geografici, politici, scontro nord-sud. Io credo che questo sia pericoloso nello sport, soprattutto, visto che poi nello sport tutto si traduce in violenza fisica e verbale. Io penso che sia diseducativo presidenti o comunque società che fanno di tutto per non essere competitive, perché appena raggiungono la quota 40 punti si mettono praticamente a gennaio a vendere qualche pezzo per fare un po' di cassa, quindi si mettono già, praticamente mettono in calo le cose. Noi più o meno ci serviamo, ma visto che più o meno ormai la cosa è fatta, direi che possiamo già abbassare un po' i costi, ricavare qualcosina, mettere a posto il bilancio e tanti saluti al campionato. Questo credo che sia diseducativo e pericoloso nello sport e quindi nella competitività non solo del campionato, ma anche proprio nell'immagine, nella reputation che uno campionato stesso, la squadra stessa si fa e con essa tifoseria e quant'altro. Io credo che questo sia diseducativo, credo che sia diseducativo qualsiasi altra cosa che fa parte anche del mondo social, no? Pseudo giornalisti, non nel caso di Zazzaroni, che in tal caso è solo un tweet infelice, ma di per sé tutti gli altri che fomentano l'odio prendendo le difese di una parte contro una parte, come se quella parte fosse sempre difendibile e quell'altra sempre attaccabile, quando magari in realtà la verità sta nel mezzo, le sfumature. Noi juventini non siamo impeccabili, la Juventus non è impeccabile, ha fatto gli errori, quello che
Il Napoli però non è che sia il santone di turno. Ecco che magari trovando una riconciliazione tra le parti sarebbe qualcosa di più educativo e di meno pericoloso per lo sport. Io credo che tutto ciò sia diseducativo e pericoloso, ma che una squadra che dice che conta solo vincere e che non è, e poi ovviamente per qualcuno Andrea Juventino direbbe conta solo vincere in tutti i modi possibili, quindi anche quelli meno leciti, ma ciò la Juventus non l'ha mai detto e non l'ha mai fatto, fino a prova contraria, che se ne dica appunto al riguardo. Quello ovviamente è una cosa importante. Conta solo vincere è importante perché siamo in un mondo professionistico in cui i calciatori fanno quello, in cui il conta solo vincere è l'obiettivo primo perché è il risultato di tutti i sacrifici. Io penso che tra i calciatori del Napoli stesso, se qualcuno chiedesse loro ma preferite vincere o fare un bel gioco, io credo e spero che per loro che rispondi in un modo che non sia ipocrita, cioè quello che sì, vogliamo vincere. Non ci interessa come, purché sia tutto ciò lecito, ma vogliamo vincere perché noi siamo calciatori pagati per vincere, calciatori che hanno fatto sacrifici anche a livello fisico, sportivo, agonistico e così via, e quindi l'obiettivo non è fare il bel gioco, il bel numeretto e la bella triangolazione, ma l'obiettivo credo che anche per loro, per il calcio del Napoli, che poi sono quelli che secondo me contano veramente, non tanto questi pseudo giornalisti, intenditori guru, credo che per loro l'obiettivo principale sia quello di vincere. Perché cioè, loro vengono acquistati per quello, poi si può dire quello che si vuole, De Laurentiis si potrebbe dire, ma Sarri fa un bel gioco, quella. Ma io credo che anche in fondo, anche loro non ci credono, ma siano solo parole di circostanza diseducative e pericolose per mirare un po' la pancia della tifoseria, appunto, dei napoletani, ma non solo, è quello stesso anche di quelli anti-juventini che ormai si spartiscono un po' questa nomina. Quindi io credo che questo tweet sia assolutamente stupido di per sé, perché conta solo vincere nel mondo del calcio professionistico deve essere così, è giusto, perché è ripagare i sacrifici economici della società, quelli sacrifici agonistici dei calciatori e quelli anche dei tifosi, perché io vorrei vedere, adesso probabilmente ci sono alcuni tifosi che ormai seguono questo filone, però io credo che tutti tifosi napoletani vorrebbero una vittoria. Ok, poi c'è il discorso del prendiamo in giro per lo scudetto dell'onestà, no? Il secondo posto, visto come lo scudetto degli onesti, di questo e di quello, ma in realtà voglio vedere se a fine campionato, quando, se vinceranno lo scudetto, ne saranno più o meno felici rispetto a un secondo posto con la Juventus prima, però magari esprimendo appunto un calcio migliore, così come si dice. Poi tra l'altro sfatiamo un altro mito del calcio migliore. Cos'è il calcio migliore? Il calcio migliore è qualcosa di soggettivo, un gusto. Non è che il Napoli giochi per forza un bel calcio. Se a te piace il gioco in quel modo là, fatto in quel modo là, sì, è bel calcio, ma per me magari non lo è. Perché magari per me, a me piace magari, so, il gioco all'inglese, no? Contropiedi, cavalcate tutta la fascia, cross in mezzo e gol. A me piace quello, no? Magari piace quello è un bel gioco, sì, lo è per me, magari per un altro non lo è. Mi piace il difensivismo all'italiana, mi piace difendere contropiede, per me è un bel gioco, per me non lo è. Cioè non è che Allegri sia uno sprovveduto che metta dei giocatori a caso e quindi essendo a caso questi giocatori giochino in difesa perché chiaramente non sanno offendere. No, è semplicemente che Allegri legge le partite, leggendo le partite legge l'avversario e sa cosa fare in base alle situazioni. Credo che quello che è la mente di Allegri sia qualcosa veramente di molto, molto alto. Sarri è molto bravo, ovviamente magari in altre cose lo è sicuramente meno di Allegri, ma io credo che anche a me piace per esempio il gioco di Inzaghi, invece Inzaghi, Simone Inzaghi con la Lazio, invece più la Lazio che il Napoli. È assolutamente vero che la Lazio sia più brava del Napoli? No, oggettivamente no. Secondo me sì, ma è un parere mio che può essere tranquillamente opinabile, così come tutti i pareri. Quindi sfatiamo questo mito del bel gioco che vince su tutto. Quando in realtà per quelle società, per quei livelli, conta solo vincere, è una cosa appurata. Tutto quello che viene detto sono cavolate per mandare un messaggio alla pancia dei tifosi e di quelli che cascano come polli e probabilmente sono questi, diciamo, questi profeti del bel calcio, del bel gioco, di queste robe qua, che fanno il lavoro, che finiscono il lavoro. Quindi ragazzi, da questo video sono partito per mettere un po' un punto, un discorso che a me è sempre caro, perché io non ho mai capito questo recente feticismo nei confronti non tanto del Napoli, ma del bel gioco di Sarri, come se fosse il rivoluzionario del calcio, come se fosse Heynckes, Guardiola, Sacchi, quello che è. Quindi non ho mai capito questo, lo chiamo feticismo perché credo che sia la parola più giusta per descrivere questa cosa qua. Feticismo è una parola, come quella di piedi, no? Che in realtà, cioè, non è che sia sbagliato, però insomma, è un po' strano, non è che proprio sia il massimo avete capito, ecco, insomma. Poi, vabbè, se qualcuno piace in piedi, a fare i suoi, ma ecco, diciamo che il feticismo di per sé è una parola che ha un termine, terminologia molto esatta. Quindi,
E detto questo, ragazzi, vediamo il prossimo video che sa quel che sarà. Come sapete io lavoro ultimamente, quindi questi video li sto facendo nel weekend, poi vedo se caricarli subito, caricarli la settimana, ma insomma, poi vi aggiorno la programmazione su Facebook, così sapete anche voi un po' a vedere quello che volete vedere oppure no. Ci vediamo al prossimo video che sa quel che sarà. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao! Paura, paura.